Ciao dal Centro Didattico del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Io sono Cristina Falchero. Oggi vorrei provare a stimolare la vostra capacità di osservazione, quella che dovrebbe avere un buon naturalista. Vi chiedo di osservare questi due crani e cercare di capire a chi appartengono. Proviamoci insieme. Ma secondo voi ci sono degli indizi che possono esserci utili? Cosa potremmo osservare? Per esempio la dentatura, oppure la posizione delle orbite oculari, oppure altri dettagli che riusciamo a notare. In un animale carnivoro la dentatura è caratterizzata dalle zanne. Le zanne sono i denti canini, quelli che servono per strappare la carne. Gli altri denti, anche i molari, saranno tutti denti molto affilati, sempre perché devono tagliare la carne. Vengono definiti denti a lama. Un animale erbivoro invece che dentatura avrà? Vi faccio notare i denti molari, sono quelli che servono per triturare il materiale vegetale. Da questi denti riusciamo anche a stimare l'età dell'animale, perché più l'animale invecchia, più i denti saranno consumati e quindi appariranno sempre più lisci e piatti. In un animale carnivoro le orbite oculari sono frontali. Questo permette di avere una visione binoculare. Vuol dire che il campo visivo dei due occhi si sovrappone, dando il senso della profondità. L'animale riesce quindi a valutare bene le distanze, cosa fondamentale per poter agguantare le prede. Gli erbivori invece hanno le orbite oculari laterali sulla testa, in modo da avere un'ottima visione periferica. Questo significa che riescono a controllare benissimo tutto l'ambiente intorno a loro, in modo da percepire la presenza di un predatore per tempo e quindi fuggire. Questo è il cranio della tigre. Questo è il cranio del camoscio. Ancora una curiosità sul cranio della tigre. Avete notato queste due ossa così allargate verso l'esterno? Questi sono gli zigomi. Come mai saranno così allargati? Tutto lo spazio che vedete qua in realtà è occupato dai muscoli della masticazione. Muscoli molto grossi, molto sviluppati, che permettono un morso molto potente. Sono i muscoli che sono attaccati al cranio e vanno a muovere la mandibola. Allora, gli scheletri vi interessano? Io vi aspetto per il nostro laboratorio di anatomia comparata. Qui scopriremo moltissimo sugli animali vertebrati, uomo compreso. Vi aspetto!